Soy Marinelli Stremamugno y me encuentro en compañía de don Fortunato Dinotto, presidente de la asociación METER y conocido por su gran lucha contra la pedofilia, no solamente en Italia, sino en todo el mundo. Nos encontramos reunidos para conversar sobre este documento que ha publicado Papa Francisco como una madre amorosa, en donde se establecen normas bien puntuales para continuar en la lucha contra la pedofilia. ¿Nos podría explicar qué cambiamientos puede traer este nuevo documento? Ma è un documento importantissimo perché possiamo dire in maniera molto chiara. I vescovi non possono più dormire, sono i tranquilli, anzi al contrario sono impegnati in prima persona come pastori a stare dalla parte delle vittime, a mettere in evidenza come c'è un'amorevolezza nei confronti di chi subisce abusi da parte di sacerdoti ma anche da parte di operatori pastorali che sono prettamente inseriti nel mondo ecclesiastico e nel mondo soprattutto educativo pastorale. Allora è un documento che ha dato finalmente una Svolta all'impegno concreto che devono i pastori, in primis, e anche i i generali delle congregazioni, qui non soltanto i vescovi, ad avere una capacità di ascolto, una capacità di accoglienza, una possibilità da dare alle vittime per far sì che la giustizia e anche un percorso di guarigione possa essere effettuato con celerità e soprattutto con determinazione. La lotta agli abusi sessuali sull'infanzia da parte del clero ma anche da parte delle negligenze che spesso i vescovi hanno assunto non possono essere sicuramente ormai sottaciute. Basta il silenzio, basta l'omertà, basta a, a coprire o a spostare o a non affrontare questo grave dramma che il, lo stesso Santo Padre il primo maggio salutando proprio la nostra associazione l'ha definito una grande tragedia, perché l'abuso sessuale è una tragedia e, e proprio perché è così grave non possiamo assolutamente più tollerare il silenzio, l'omertà e di conseguenza la negligenza. Siempre se critica muchísimo a la Iglesia Católica por esta tendencia a esconder ¿no? los casos de abuso sexual. Es la primera vez que un documento um, establece normas puntuales contra eh, esta acción o posible acción de un obispo de esconder estos casos. Pero la pedofilia es solamente un problema de la Iglesia Católica. No, è un problema innanzitutto sociale, riguarda tutti e comunque è un fenomeno che sta sempre più aumentando. Basti immaginare che ogni anno sono coinvolti nel mondo più di 10 milioni di bambini vittime della pedopornografia, quindi della produzione del materiale. Il corpo dei bambini è anche digitalizzato, quindi significa la diffusione delle immagini, dei video, che va anche dai bambini neonati fino massimo a 12 anni, perché la pedofilia e il pedofilo si nutre di bambini al di sotto dei 12 anni. Poi c'è la pornografia minorile, che è un altro fenomeno gravissimo che è in tutto il mondo non c'è realtà sociale, non c'è ceto sociale che non è coinvolto e non c'è anche religione o confessione religiosa che non è coinvolta. Quindi non è soltanto la Chiesa cattolica che sembra essere una specie di multinazionale della pedofilia, ma non è così. Ha delle sue gravità eh, per quanto riguarda eh, migliaia di sacerdoti che in questi ultimi anni si sono macchiati di questo fenomeno, sta rispondendo, però vorremmo che anche gli altri stati o le altre confessioni religiose rispondessero così come ha risposto la Chiesa Cattolica in pochissimi anni. Eh, in quanto al problema della pedofilia, che falta per essere? Quali sono i retos, quali sono i consigli che può dare per seguir affrontando questo problema? Ma innanzitutto essendo un problema globale che riguarda tutti bisognerebbe iniziare a informare sempre di più. A formare anche attraverso dei corsi ben specifici eh, le nostre comunità cristiane. Io penserei anche alle nostre parrocchie, ad una pastorale del bambino, ad una pastorale di prossimità che è vicina alle famiglie e ai bambini e quindi di conseguenza anche eh, inserire, ad esempio, nella pastorale familiare dei corsi ben strutturati, ben intelligenti. Eh, credo che sia questa una delle vie principali. Non è più possibile pensare ad una pastorale che non riguardi anche il problema degli abusi. Del resto le, le periferie eh, di cui Papa Francesco spesso parla sono anche le periferie ad esempio digitali, cioè il mondo della. La pedopornografia online è una periferia digitale, è una periferia dove naufragano i bambini, ma non soltanto i bambini, ma anche gli adulti e dove sul problema della pedofilia, non dimentichiamolo, c'è anche la pedocriminalità, la criminalità organizzata ha pensato di poter sfruttare i bambini per scopi di lucro e di business. Bien, sin duda el problema de la pedofilia eh, es un problema que tiene que involucrar a todos, a la Iglesia, al Estado y obviamente a las familias. Muchísimas gracias, don Fortunato Noto, también vicario de la ciudad de Ábola, párroco, así que no habla solamente como eh, un representante de una asociación civil, sino también como miembro de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias, yo soy Marina tremamumno y esto es Yo Influyo desde Roma.